Buongiorno, grazie di essere qui con me oggi. Benvenuti in un nuovo What I Tina Day. Oggi voglio fare un What I Tina Day un pochino più particolare, nel senso che voglio girarlo stile vlog, quindi il fulcro di questo video è semplicemente farvi vedere cosa mangio in un giorno, ma voglio un pochino raccontarvelo o comunque voglio fare delle riprese anche durante la giornata, magari anche mentre solo faccio la merenda, vi racconto cosa sto facendo, eccetera, eccetera, piuttosto che fare solo un voice over. Mattina, come molte di queste mattine, prima di fare colazione bevo, cerco di bere un bicchiere intero d'acqua. Questi bicchieri sono anche abbastanza grossi. Mi sto rendendo conto che sto bevendo veramente molto poco perché, avendo smesso le tisane, adesso che c'è caldo, mi manca proprio la mia fonte di idratazione primaria, quindi cerco ovviamente di prendere acqua da qualsiasi parte, ma a volte mi scolda la borraccia, eccetera, quindi devo essere sicura di fare la mattina, così almeno so che questo uno o due bicchieri proprio in prima mattina mi aiutano a stare idratata per un po', almeno fino a pranzo. Adesso prepariamo la colazione e mi faccio il solito pan bauletto che è fatto in casa da mio marito, quindi è buonissimo. Poi sopra ci metto fragole e burro di nocciole. Ditemi se anche voi avete mai provato a fare colazione con pane, frutta e un burro di frutta secca, o anche solo pane, burro d'arachidi e marmellata, perché secondo me è veramente buonissima. Anni fa non avrei mai pensato di fare una colazione del genere, quindi magari potrebbe essere una scoperta anche per voi e mi farebbe molto piacere perché a me piace veramente tanto. Rischio. Pane leggermente oltre, ma ogni volta me lo scordo con questo pane. A me piace tagliare le fragole a metà e metterle sul pane e cercare di incastrarle in modo da avere meno buchi possibili. E poi sopra ci metto questo burro di nocciole che è liquido perfetto perché riesco perfettamente a metterlo come topping sulle fragole e stanno benissimo. Questo è il risultato finale. Dopo aver fatto la foto della colazione per la copertina del video, posso finalmente mangiare. Provatela, fidatevi. Mentre faccio colazione guardo sempre una serie TV e in realtà sto guardando sia Working Moms, che è carina, ma è una di quelle serie che appena trovi di meglio l'abbandoni, non so come dire. Cioè, te la tieni buona finché è l'unica serie che sai che hai da vedere. Io ho provato a iniziare Gilmore Girls, quindi oggi riprovo un'altra puntata con Gilmore Girls perché ho sempre avuto questa impressione che non mi sarebbe mai piaciuto. Ci provo, ne guarderò 3 o 4, poi capisco se mi prende o se non è la serie che fa per me. Anche se beh, me l'avete consigliata sempre, è veramente molto famosa e c'era sempre quando io ero piccola in TV. Prima di uscire dalla cucina post colazione comincio a prepararmi il pranzo, ma semplicemente comincio preparando la farinata perché sapete che è meglio prepararla 2 ore prima in modo che la farina di ceci si mischi con l'acqua. Adesso preparo proprio un secondo la farinata, la farò con un ingrediente che non ho visto praticamente nessuno usare nella farinata che mi piace tantissimo e poi vabbè tornerò fra un po' a preparare il resto del pranzo che invece è veloce. 100 g di farina di ceci e 300 g di acqua. Prima frusta e rimescolo pian piano. E questa va in frigo fino a che non manca mezz'ora al pranzo. Sono nel mio studio, è mezzogiorno e mezza, infatti adesso vado subito a cucinare e appena ho finito di girare il video per stasera vi lascio, vabbè tanto l'avrete già visto, qui c'è tutta l'attrezzatura. Vado già a far da mangiare, vi faccio vedere come faccio la farinata e vi faccio vedere anche cosa preparo oltre alla farinata. Cominciamo con l'ingrediente speciale della farinata che è la salvia, noi l'abbiamo tantissima in balcone. A noi sembra che mio marito piace tantissimo la salvia, la utilizzo in tantissime ricette, fra cui la farinata, vi giuro, combo farinata e salvie, non me l'aspettavo. Ne prendo un bel po'. Adesso aggiungo sale, circa un cucchiaino, pepe e poi olio. Mettetene quanto volete nella farinata, ovviamente più ce n'è più è buona, ma l'importante è che ne mettiate a sufficienza nella teglia in modo che sia completamente ricoperta d'olio, infatti vedete qui lo distribuisco, e che la farinata non si attacchi.
Dopo la metto dentro e lo metto in forno appoggiato proprio sul fondo del forno per 10 minuti al massimo della temperatura. E poi dopo questi 10 minuti, quando si è cotto il fondo, lo metto sopra per altri 5 minuti finché non si dora. Dopo ho fatto le melanzane, ho tolto la buccia perché faccio un po' fatica a digerirla e le ho tagliata a cubetti. Timo. Paprika dolce. Questa è la farinata, guardate che bella, è venuta bella croccante. Tu cosa vuoi? No, Ami. Questa è la farinata, è venuta bella croccante, è venuta bellissima, guardate che bella salvia. E fagiolini semplicemente bolliti, pomodori con il pane, nel caso avessimo ancora fame. Le melanzane arrivano, sono un po' in ritardo. Nelle vicinanze e che terrò una giusta distanza essendo solo sì. Questo è per mio marito che lo beve senza zucchero, senza niente. Adesso me lo faccio anch'io, ma sapete che io me lo faccio in modo diverso. Adesso la mia combo preferita è caffè, che diventa freddo perché il latte d'avena e il latte di soia vengono direttamente dal frigo. Se trovate anche la bevanda soia e riso della Coop, provate quella soia e riso, che è una unica, più quella di avena, quindi metà avena, metà soia e riso, viene buonissimo. E questo mi durerà per un po', almeno un'oretta, mi piace degustarlo pian piano. Sono le 15:57, quindi praticamente le 4, e sto editando il video per stasera. In realtà sono indietrissimo perché, come ogni lunedì, devo andare in palestra alle 6:30, quindi devo partire massimo alle 6:10, anche perché in palestra comunque io carico il video. Devo anche fare il doppiaggio dei suoni, perché essendo video di skincare, diciamo così, devo doppiare i suoni, tipo i cotton fioc sugli occhi, eccetera eccetera. Come vi ho detto, io ho ancora il mio caffè latte qui, veramente me lo tengo tutto il pomeriggio. Infatti in realtà lo uso più che altro come quasi snack durante la giornata, più che un caffè per tenermi sveglia. Io per fortuna poi ho anche la fortuna di lavorare da casa, quindi se proprio sono stanca un secondo mi appoggio, e non sono in ufficio che non posso appoggiarmi. Quando lavoravo in laboratorio, quando lavoravo in farmacia, eccetera, il caffè lo prendevo. Spero in un quarto d'ora di riuscire a finire il video, e se volete, visto che mi porto il caffè di là, vi filmo anche un pochino mentre doppio i suoni, se vi può interessare, perché comunque so che vi può interessare. Qui stavo facendo la sovrapposizione dei suoni, quindi stavo creando i suoni che poi faranno l'effetto come se veramente il cotone bagnato toccasse i tuoi occhi. E qua sono le 5:15 e adesso mi preparo la merenda e preparo anche la cena, che sarà molto veloce. Faccio un tempeh al limone, adesso vi faccio vedere. Quindi adesso faccio vedere cosa mi faccio per merenda. In realtà non cucino niente, ma ho il mio primo melone della stagione che ho comprato sabato e sono molto emozionata. E questo qui, e ce l'hanno fatto assaggiare perché il fruttivendolo da cui andiamo fa sempre assaggiare tutto, sa vendere molto bene. L'ho preso piccolino perché in realtà io non sono una grandissima fan del melone, ma da quando ho una dieta comunque un po' più fresca, un po' più vegetale, eccetera, ho imparato a farmelo piacere, ecco, e mi piace.
Non è il mio frutto preferito, però visto che mi piace cambiare, visto che la frutta estiva è tutta buona, volevo comprarmelo anche perché piace molto anche a mio marito. Direi metà va bene. Il tempeh non è altro che un panetto di legumi che può essere di solito soia, ma può essere anche di ceci, fagioli, piselli, cicerchie, quello che volete, fermentato. Appunto, lo trovate sotto forma di panetto, questo l'ho preso alla Coop e si trova veramente dappertutto. A me piace molto questa marca e come vedete vado a soffriggere le cipolle, poi ci metto il tempeh che ho un po' infarinato, metto sale, sfumo con vino bianco e poi sfumo con un po' di salsa di soia e infine metto un pochino di succo di limone. Ho aggiunto un pochino d'acqua per formare la cremina e ho cotto per far amalgamare tutti gli ingredienti circa 10 minuti. Comunque, se c'è una cosa di cui sono, per cui sono estremamente grata in questa casa è questo balconcino. L'avete visto lo stesso del pranzo? Ci abbiamo messo questo divano stupendo, comodissimo. E non vedevo l'ora venisse il caldo perché è la cosa più bella, è rilassantissimo. Tu sentite gli uccellini? Vedo tutti gli alberi qui di fronte. Sì, è bellissimo. Mi gusto il mio melone e poi vado in palestra. Per cena abbiamo pane, che si è fatto in casa mio marito, quello che c'era anche a pranzo. Un'ami che cerca di scroccare qualcosina. E il tempeh alla fine è venuto così. Si è un po' seccato perché appunto sono passate 2 orette, ma in realtà sembra molto molto buono. Buona. Il tempeh in generale è buonissimo. Se non l'avete mai provato, mi promettete che lo provate. Albicocche, anche queste le prime della stagione. Io tra l'altro non so voi, ma a me dà fastidio la buccia pelosa sull'albicocca, quindi le ho sbucciate, faccio così anche con le pesche pelose. Ultima cosa che mangio stasera è questa granola al cioccolato di cotto nel latte e quindi il latte comincia a sapere di cioccolato, è veramente troppo troppo buono, vi giuro. Come per il caffè, la mia combo latte è latte di avena e latte di soia e ci immergo appunto questi cereali pian piano e si forma questo latte cioccolatoso. La combo del latte è come prima, avena e soia e io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se volete ci rivediamo mercoledì prossimo. Un bacione, ciao!